Appoggiato alla parete. Sarà curioso, immagino. È sempre un piacere fare affari con lei. Ah, senta, c'è un'altra cosa. Il pezzo che le ho consegnato l'ultima volta. Voglio molto di più. Stabilisca lei quanto. Tenga presente che conosco molte persone. Persone che potrebbero essere molto interessate a quello che so su di lei. E su quel pezzo in particolare. Senta, penso che $250,000 facciano dimenticare tante cose. Lo trova ragionevole. Ero sicuro di trovarti qui. Ciao. Ciao. Fai il turno di notte? Eh già. Come stanno Cindy e il bambino? Benissimo. Il mio ometto da qualche giorno ha incominciato a parlare. Sei un uomo fortunato, Lester. Lo so. Ma che ci fai ancora qui? Ti perderai l'evento? Eh già. Forse è quello che voglio. Ci vado solo per ammirarlo da vicino. Carol non l'ha permesso a nessuno prima di stasera. Beh, non si sa mai, magari passi una bella serata. Sì, ma ne dubito. E poi sei troppo elegante per sprecare la serata qui dentro. Dammi retta. Come sei dolce, grazie. Niente. Ciao. Ciao. E non ci credereste mai. Ha scelto quello sbagliato. Ciao, Jack. Chi è? Si chiama Marcus Coleman. Il mercante d'arte? L'unico e solo. Davvero complimenti. La ringrazio. Le presento mia moglie. Signora. A proposito, Jack, ho saputo che hai comprato un Terry Winters. Ah, beh, non capita tutti i giorni di avere una visione che ti lascia senza fiato. Jack? Scusate. Cos'è che ti ha entusiasmato tanto? Tutto. E ora se volete scusarmi un momento. Certo. È uno degli scapoli. Grazie. Prego. Dicono che quella maschera sia maledetta. I suoi possessori hanno sempre fatto una fine tragica. Lo racconti al miliardario che l'ha comprata? Sono solo un milionario, in realtà. Oh, mi scusi, non immaginavo che lei... Jack Singer. Oh, grazie. Madison Byrne. Ah. Che cosa ne pensa? Oh, beh, è splendida.
Una fattura raffinatissima. Non è per questo che l'ha comprata, vero? Lo escludo. E perché l'ha comprata? Oh, è bella da guardare. È un pezzo unico e le due cose che apprezzo di più al mondo sono l'unicità e la bellezza. Che c'è? Mi fa la corte? Oh, sì. Ma solo se le fa piacere. Fa parte della fondazione del museo? Non esattamente. Intrufolata? No, lavoro qui. Restauro e conservazione. Ah, mi sono perso quella parte della visita guidata. Siamo nascosti in laboratorio. Non si nasconde un Mooney. Signore e signori, signore e signori, avvicinatevi, per favore. Mi chiamo Carol Keenan e sono la direttrice di questo museo. Avrete già letto il mio nome sulla lettera che vi invio ogni anno per sollecitare le vostre generose donazioni. Ma veniamo al punto. È per me un grande onore condividere con voi stasera la presentazione ufficiale del nostro acquisto più recente. Non credo di esagerare nell'asserire che promette di essere uno dei pezzi più preziosi e significativi della collezione di questo museo. È anche un pezzo che, devo ammetterlo, è per me motivo di orgoglio e di enorme soddisfazione personale. E come la gran parte dei tesori, è la testimonianza di una delle più grandi storie d'amore del passato. Una storia che, come molti di voi ben sanno, è sempre stata di grandissimo interesse per me. Era il 1854. E la giovane Elisabetta, imperatrice d'Austria, era la consorte dell'imperatore Francesco Giuseppe I. Ma si dice che all'epoca fosse profondamente innamorata di un altro uomo, Heinrich Kellmann, un giovane ufficiale dell'esercito imperiale, con il quale si appartava nelle stanze più segrete del castello in romantici convegni amorosi. Nacquero 4 figli dal matrimonio fra Elisabetta e Francesco Giuseppe. La prima, una bambina, Sofia. Si dice che fosse rimasta vittima del tifo quando aveva solo pochi mesi. È tuttavia convinzione di molti, inclusa me, che Sofia fosse sopravvissuta. E che fosse in realtà figlia di Heinrich. Nata dalla loro relazione, fu allontanata per essere allevata dal nonno materno in Ungheria. E non le fu mai detta la verità riguardo alla sua famiglia e al suo lignaggio. Coloro che la pensano così parlano anche di un anello appartenuto al padre di Elisabetta e donato alla figlia con una catenina d'oro. Ed Elisabetta stessa l'avrebbe poi appeso al collo della sua piccola, in segno di amore e attaccamento verso Sofia. Che crediate a questa romantica storia o no, l'anello sparì. Introvabile. Per 150 anni. Oggetto di interminabili discussioni fra storici, archeologi e noiosissimi direttori di museo come me. Introvabile fino ad oggi. Signore e signori, ecco a voi l'anello di Sofia. Che meraviglia! Quest'anello è mio. Quando ho ricevuto l'invito ho deciso di venire di persona. L'anello era del mio bisnonno, o comunque è identico a quello che ha al dito nelle fotografie. Che cosa sa della storia di Elisabetta? Ho perso mio padre a 9 anni. Ma non aveva mai visto l'anello dal vero? No. La mia famiglia lasciò l'Ungheria nel 44, durante l'occupazione. Il mio bisnonno non ci riuscì. Potrebbe essere stato rubato allora. Molti gioielli finirono sul mercato nero dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cerchiamo di evitare di giungere a conclusioni affrettate. Mr. Singer, lei è uno degli amici più rispettabili e generosi di questo museo, ma non sappiamo ancora se stiamo parlando dello stesso anello. La ringrazio molto. Non è mia intenzione causare inutili fastidi, ma non ho più alcun parente con cui parlarne. Se quell'anello è appartenuto al mio bisnonno, farò tutto ciò che è necessario per riaverlo. Ho un'amica all'archivio recupero opere d'arte. È facile che attraverso di lei si possa chiarire la cosa. Se l'anello è davvero appartenuto alla sua famiglia, le assicuro che il museo farà tutto quello che è in suo potere perché le sia restituito. Grazie.
Ma finché non avremo chiarito la cosa, temo che l'anello resterà nel museo. Mi rendo conto. Il dottor Brown, il nostro esperto, si occuperà del processo di autenticazione. Quando il museo acquisisce un nuovo pezzo, ne verifichiamo l'autenticità. È la procedura standard. Quando il dottor Brown avrà terminato, l'anello sarà esposto al pubblico. Finché non avremo risolto la cosa, è chiaro? Ha nulla da eccepire? No, nulla. Splendido. Beh, la sua storia è molto interessante, ma ora devo tornare dai miei ospiti. Ho centinaia di mani da stringere. La ringrazio molto della collaborazione, Mr. Singer. Preferirei che l'oggetto della nostra chiacchierata rimanesse riservato in attesa di saperne di più. Stia tranquilla. Arrivederci. Arrivederci. Scusate. Una storia complessa. Ecco il mio biglietto da visita. Penso che Carol possa darle ogni informazione, ma se ci fosse qualcosa... Vieni a cena con me? Scusi. A cena? Un modo per... ringraziarla di avermi aiutato. Non è necessario. Le piace l'opera? Non lo so. Perfetto. A stasera. Un tipo deciso. Ho incontrato Mike Goldsmith l'altro giorno. Davvero? Sì. Che cosa fa? Lavora in banca. Solo noi abbiamo utilizzato la nostra laurea in storia dell'arte. Sembra di sì. Vanno bene le cose all'archivio recupero opere d'arte? Sì, beh, 6 miliardi di dollari l'anno vanno bene. Non male. Punti di vista. 6 miliardi. Lo so, è incredibile. Sai, una buona parte va sul mercato nero, ma molta diventa merce di scambio. Per cosa? Varie cose. Per droga, armi, dipende. Collaboriamo con l'FBI e l'Interpol, ma è dura lo stesso. Lo immagino. Già. Allora, la storia del tuo amico? Non siamo amici in realtà, ma... lui dice che l'anello era della sua famiglia e che è andato perso nel 44. Non mi stupisce. In genere quegli oggetti riemergono dopo anni. Allora, se non siete amici in realtà, perché ti interessa? L'anello spetta al legittimo proprietario. Grazie. Prego. A volte penso a quanto sia stata dura. Le SS che sfondano le porte, arraffano quello che vogliono, chiunque vogliono. Povere famiglie. Immagini quello che avranno subito. Non c'è modo di rimediare. Ciò che è stato rubato si può cercare di restituirlo a chi è sopravvissuto, o ai figli e ai nipoti delle vittime. Certo. Da dove cominciamo? Mandami una mail con i dettagli. Comincio a pensarci. Nel frattempo tu potresti cercare di metterti in contatto con chi vi ha procurato l'anello. Buona idea. Stupivo che non fossi ancora venuta a trovarmi. Già, sono stanca, non riesco più a concentrarmi. Vai a casa? No, sto ancora un po'. Vorrei finire il prima possibile. Lo posso prendere? Oh, certo, Carol me ne ha dato una montagna. So che hai mostrato un particolare interesse per questo nuovo acquisto. Già. Hai fatto una scansione per verificare lo stato del metallo? Sì, coerente con quello che ti aspetti in un anello dell'Ottocento. E la spettrometria a emissione ottica? Hai rilevato oligoelementi nell'oro? Ha una composizione a prova di ogni possibile contraffazione. E per quanto riguarda... So fare il mio lavoro. E da molto prima che venissi al mondo. Già. Oh, senti, Oscar, sai per caso chi ci ha portato l'anello? Sì, certo, è scritto qui. Coleman, Marcus Coleman. Ha un ufficio al Plaza. Ok, grazie. Buonanotte. Sai, è curioso. Che cosa? Ma forse sono io che esagero. Con una calorimetria differenziale si spiegherà tutto. Sputa l'osso, Oscar. No, lascia perdere, niente di serio. D'accordo, ma se hai bisogno di parlare con qualcuno... Lo so. Beh, vattene, lasciami lavorare. Ok, a domani.
Cominci ora? Sì, tu vai a casa? Sì, buon lavoro. Grazie. Ehi, sono per te. Davvero? Ho un corteggiatore che non conosco. Mm-hmm. 8:30, Teatro dell'Opera, check. Ma che ore sono? Le 5:20. Mi devo sbrigare. Ciao. Ciao. Nient'altro. No. No! Non è per l'opera. Ciao. Ciao. Abbiamo la stessa taglia, no? Beh, sì, più o meno. Io vado a casa tra poco, questa deve partire subito. Ci pensa lei? Certo, Mr. Coleman. Grazie, è molto gentile. Salve. L'ufficio è chiuso ormai. Devo solo parlare un momento con Mr. Coleman. Chiami domani per un appuntamento, allora? No, no, Barbara, andiamo. Possiamo concedere qualche minuto alla signorina? Si accomodi. Allora, mi dica cosa posso fare per lei. Mi interessa un pezzo di antiquariato. Cerca un pezzo in particolare? Ho una bellissima scatola del XIX secolo, cinese, molto interessante. A me interessa l'anello di Sofia. Ah, quel pezzo è attualmente esposto al museo, dove naturalmente c'è anche la documentazione completa. Vorrei sapere da chi l'ha avuto. Non ho capito. A quale collezionista apparteneva prima? Senta... Ecco, mi scusi, ma io non so lei chi sia e che non posso dare alcuna informazione sui miei clienti. Parla del museo o del venditore? Di entrambi. Ok, senta, mi chiamo Madison Byrne e lavoro al museo per Carol Keenan. Devo verificare l'affermazione di un finanziatore del museo. Sostiene che l'anello appartiene alla sua famiglia. Beh, le assicuro che chiunque sia si sbaglia. Sì, è probabile, ma se potessi dare un'occhiata alla documentazione forse potremmo Madison, riuscire. È così? Senta, non è mia abitudine mostrare documenti riservati a chiunque piombi nel mio ufficio, senza verificare per chi possa o non possa lavorare. E non è mia abitudine che mi si dia della bugiarda. Ha ragione. Le chiedo scusa. Ma glielo garantisco, Miss Byrne. C'è un equivoco. Quel signore si sbaglia. Probabilmente è così. Mi scusi se l'ho disturbata. Non si preoccupi. Mi auguro per lei che non si sia vestita così solo per venire nel mio ufficio a interrogarmi. Infatti sono in ritardo, devo scappare, ma grazie della disponibilità. Grazie. Buona serata. Miss Byrne? Sì? Mr. Singer è desolato che lei non abbia acceso il telefonino. Oh. Mi scusi, le ha detto... Sfortunatamente, Mr. Singer avrebbe voluto comunicarle che si trova nell'impossibilità di concludere il suo incontro d'affari e se ne scusa con lei. Temo che non la raggiungerà questa sera. Ok, beh... Ma la prega comunque di restare a godersi l'opera dal suo palco privato. Non lo so, non credo... Le istruzioni di Mr. Singer sono assolutamente tassative, gliele riferisco. Se risponde no, la ignori. Per favore.
Non mi metta nei guai. Dica di sì. Ormai ho questo vestito. È splendida. Molto elegante. Venga, mi segua. Grazie. Grazie. Ciao. Ancora qui? Lo sai com'è. Devo scontare i miei peccati. Dillo a me. Lo finisco a casa. Almeno mi vedo un po' di partita. Sì, ottima idea. Ti accompagno. Grazie, Lester. Figurati. Tu non vedi la partita? Oh, certo che me la vedo. C'è un televisore di sopra. Madison. Ma è vero. È morto Oscar. Oh, mi dispiace, Madison.
Ho quasi finito. Il detective mi stava dicendo che... Detective? Oscar è stato ucciso. Madison. Ehi, che ci fa qua? Volevo scusarmi per la brutta figura di ieri sera. È il mio quadro preferito del museo. Quando mi sento giù, mi siedo qui e lo guardo per ore. Perché lo ama tanto? Non lo so. Probabilmente che se ne sta lì, da sola, seduta sulla panchina vuota. Come se aspettasse l'amore della sua vita, ma senza sapere se mai arriverà. Cioè, è solo... è triste, lo so, ma... in un modo bello. Ho saputo del suo amico. Mi dispiace. Ho parlato con quell'amica dell'anello, ma non ho saputo ancora niente. Madison. Prima o poi passerà. Passerà. Grazie. Mi manchi da morire. Manca a tutti. Lo so quanto eri affezionata a Oscar. Dove sono i detective? A parlare con Lester. È stato l'ultimo a vedere Oscar. Forse vorranno parlare anche con gli altri. Che hanno detto? Che è stata una rapina. Il suo portatile e altre cose di valore sono sparite. Non capisco che bisogno c'era di ucciderlo. Ah, oh, Maddie. Carol, se sei d'accordo vorrei essere io a finire il lavoro di Oscar sull'anello. Non l'affiderei a nessun altro, Madison. Ma ormai non è più necessario. Come sarebbe? Beh, è fatto. Finito? Sì, Oscar l'ha finito ieri sera. Mi ha mandato la relazione per email. Forse è l'ultima cosa che ha fatto. Dov'è l'anello adesso? Di sopra, nella sua teca. Ma il signor Singer lo reclamava. Ho ricevuto i documenti dal signor Coleman stamattina con la ricostruzione dei passaggi di proprietà nel tempo. È tutto chiaro. Ma sei sicura? Perché Oscar ieri ha detto una cosa come... probabilmente non è niente. Non ci sono dubbi. Ma... qualsiasi pretesa il signor Singer avanzi sull'anello, temo che non abbia alcun fondamento. L'anello appartiene al museo. John. Sì? Poi vieni a prendere anche tutte le sue pratiche. Porta questo nel mio ufficio. Madison, mi dispiace. Devo andare. Sì, certo. Certo. Ok, andiamo. Qual era il dubbio, Oscar?
Scusa, dimenticavo. Volevo discutere di quella katana che devi restaurare. Lo so che non è il momento più indicato, ma... Stavo per andare a casa. Oh? Sì, vedi, quello che è successo a Oscar mi ha veramente sconvolta. No, no, non fa niente, rimandiamo. Va pure. Grazie. Quello cos'è? Nella borsa? Oh, niente, i compiti per casa, roba da leggere. Così evito di pensare. Madison, considera quello che è successo a Oscar una lezione. La vita è preziosa. Il futuro è più importante del passato. Già, grazie. A domani. A domani. Spero non le dispiace se mi presento così all'improvviso. No, si figuri, ma come sapeva dove abito? L'ho pedinata. Volevo farmi perdonare per ieri sera. Senta, non fa niente, davvero. Che programmi ha? Beh, un po' di sano relax. Conosco un bel posticino brasiliano, le piacerà. Preferisco stare a casa e ordinare una pizza. La invito a cena. No, la ringrazio. Brasiliano? Ok. È stupendo! Fa piacere. Non deve sentirsi in colpa se sorride, Madison. Però è così che mi sento. Che avrebbe detto Oscar? Di smetterla di fare la scema e spassarmela. È quello che mi aspettavo. Sapeva quello che so io. Ah, sì, e cioè? Che è bello vederla sorridere. Ok. Ora mi dica come è diventato così ricco da permettersi la sua collezione. Però non usa mezzi termini. Non posso farne a meno. Ho realizzato un'applicazione. Un'applicazione? Che cos'è? Un programma informatico con interessanti prospettive in campo militare. Una società interessata al programma mi ha fatto un'offerta che era impossibile rifiutare. E lei l'ha venduto? Oh sì, mi hanno offerto tanti soldi e io li ho presi. Giusto. Rimpianti? Nessuno. Ora parliamo di lei. Da dove viene la sua passione per la storia dell'arte? Addirittura da mio nonno. Viveva in Giappone e amava tutto quello che era giapponese. Passavamo tutti i weekend nei musei e mi sognava la storia di ogni pezzo. A 8 anni potevo accompagnare una visita guidata. Non so come dirglielo, ma... Ah, no, grazie. A proposito dell'anello... So tutto. Davvero? I miei avvocati avevano le carte stamattina nel caso pensassi di vantare un diritto legittimo sull'anello. Era chiaro il messaggio. No, grazie. Che pensa di fare? Quelle carte dicono che non ho l'anello, ma questo non vuol dire che l'anello non sia mio. Ci farà causa? So che la metterei in una posizione imbarazzante. Lei lavora lì e... No, no. Niente affatto. Bisogna arrivare alla verità. E se posso dare un contributo, sono qui. Grazie. Sa una cosa? Il miglior contributo che può dare in questo momento è smettere di pensarci e cercare di divertirsi. Salute. Salute. Oh no! Come no? Non può rifiutare, coraggio. Così.
Grazie. Prego. È stata una bellissima serata. Mi fa piacere. Vuole che le chieda di entrare, vero? Vuole chiedermelo? Sì. Ma dopo la giornata che ho passato non mi fido del mio istinto. Ah, ma è chiaro. Buonanotte. Buonanotte. Fidati del tuo istinto. Scoprirò cosa cercavi, Oscar. Non abbiamo trovato segni di effrazione, quindi la porta non è stata forzata. Ho detto che aveva i guanti. Non si preoccupi, Miss Byrne, è routine. Mi ripeta con esattezza cosa è successo. Ma gliel'ho già detto. Un uomo mascherato è entrato in casa mia e mi ha aggredita. Ha cercato di violentarla? No. E non ha preso niente? No. Allora cosa voleva? C'è qualcosa che non ci ha detto. Ha preso delle carte. Delle carte? Sì. Avevo portato a casa una pratica del museo. Di cosa si trattava? La perizia dell'anello di Sofia. Parliamo dello stesso anello, quello che stava periziando il dottor Brown? Sì. Sì? Sono Jack Singer. Conosce Jack Singer? Sì, gli ho chiesto io di venire. Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì, scusa, non sapevo chi altro chiamare. Certo, non preoccuparti, non c'è problema. Detective Sayer, la mia collega, Detective Lynch. Lei è? Jack Singer, un amico di Madison. Bene. Miss Byrne, dobbiamo farle ancora una domanda. Dov'era l'altra sera? Ma che cosa c'entra questo? Beh, cioè, vuole sapere se ho un alibi per l'omicidio di Oscar. Normale routine, Miss Byrne, non si preoccupi. Sono andata all'opera. All'opera? Sì. In compagnia? Prego. Di solito non si va da soli all'opera. È vero. Ecco. Era con me. D'accordo. Direi che possiamo andare. Andare?
Un uomo mi ha aggredita. Indagheremo e poi le faremo sapere. Tutto qui. Allora, nessun poliziotto davanti alla porta di casa. Non funziona così, Miss Bird. Ma potrebbe tornare. Puoi venire da me. Ecco, è un'ottima idea. Se le viene in mente qualcosa, ci chiami. Ok. Grazie. La camera da letto è laggiù. Tranquilla, io dormo sul divano. Ma è lui? Sì, il mio bisnonno. È stata scattata all'inizio del Novecento, più o meno. E quello è l'anello? Sì. Se la storia è vera, Sofia era la tua bisnonna, quindi... Esatto. L'anello è della tua famiglia. Già. Tutto bene? Comincio ad essere distrutta. Non mi reggo in piedi. L'adrenalina è finita. Siediti. Ti porto qualcosa da bere. Buona idea. Spero non ti sia sembrato inopportuno offrirti ospitalità a casa mia. Questo ti tirerà su. E poi ti aiuterà a prendere... Buongiorno. Buongiorno. C'è un posto dove fare una doccia? Certo, in fondo a destra. Grazie. Wow, un cuoco. Quanto ti piacciono le frittelle? Tanto. Vorrei del caffè, se possibile. Ah, sì. Accomodati. Grazie. Volevo ringraziarti ancora di avermi aiutata con la polizia ieri sera. E dell'ospitalità. Oh, era il minimo che potessi fare. Tu mi hai dato una mano con l'anello e... La colazione è pronta.
Madison, finalmente. Madison, ho bisogno di... Andiamo nel mio ufficio. Ok. Stai bene? Sì, perché? Beh, il detective Sayers ha chiamato stamattina e ha detto che stanotte sei stata aggredita. Sì. È spaventoso, non sei ferita, vero? No. Siedi. Solo qualche livido. Senti, visto cosa hai passato, mi dispiace affrontare il discorso, ma il detective Sayers ha anche detto che l'aggressore ha rubato dei documenti a casa tua. Carol... Documenti che sono di proprietà del museo. Lo so di aver fatto una stupidaggine a prendere quella pratica, ma dovevo esaminarla io. Non so perché. Io non so perché hai dovuto fare una cosa del genere, Madison. David era nel mio ufficio quando ho risposto. Ormai il consiglio di amministrazione è perfettamente informato. Allora gli spiegherò io come... Non gli interessa avere spiegazioni. Senti, mi rendo conto che dopo quello che è successo a Oscar probabilmente tu sia un po' confusa. Ma l'anello è molto importante per il museo e quindi quello che è successo è molto importante per il consiglio. Ma non puoi semplicemente dirmi che... Gliel'ho detto, gli ho detto tutto quello che credevo potesse servire a fargli cambiare idea. Mi dispiace, Madison. Vuoi licenziarmi? No. Ma si aspettano che tu ti dimetta. Senti, farò tutto quello che posso per trovarti lavoro in un altro museo. Troveremo una soluzione. Te lo prometto. Allora me ne devo andare. Mi dispiace, Maddie. Ci penso io, non ti preoccupare. Grazie. Ah. Sembra impossibile. Mi sento una stupida. Perché l'hai fatto? Non lo so. Mi era venuto in mente che l'anello avesse qualcosa a che fare con la morte di Oscar. Come farò senza il mio museo? Passerà. Per qualunque cosa sai dove trovarmi. Grazie. Figurati. Ok? Auguri. Ciao, sono io. Mi domandavo se avevi scoperto qualcosa. No, ancora niente. Accidenti. Senti... Se ho un pezzo di dubbia provenienza e voglio venderlo, riesco a falsificare i documenti per farlo apparire in regola? Beh, se un broker fa una cosa del genere e viene scoperto, gli revocano la licenza e va dentro per truffa. Chi è il broker in questione? Marcus Coleman. Pronto? Sara. Madison, stai lontana da Coleman. Ma avevi detto so che... So cosa avevo detto. Ma adesso dico che se c'è Coleman di mezzo, lascia perdere. Perché? In ufficio c'è uno scaffale pieno di fascicoli su Coleman. Ricordi quando ti ho parlato di merce di scambio per... Armi, droga. Coleman si occupa di questo. Tutti i suoi amici sono nei posti giusti. Sara, ho già perso il lavoro. Per questa storia. E non ho certo intenzione di farmi coinvolgere nel traffico di droga, armi, ma... Insomma, qualcosa bisogna fare, no? Che vuoi che ti dica, Madison? So solo che se fosse per me, starei lontana il più possibile da Coleman. Mi scusi? Dove va? Il signor Coleman è in riunione. Senta, dico a lei. Sempre
arrangiamento è delizioso, davvero. Sono veramente desolata, signor Coleman. Ho cercato di fermarla. Vuole che chiami la sicurezza? No, non mi sembra il caso. Se vuole scusarmi solo un momento... Faccia pure. Nel frattempo Barbara le mostrerà le relazioni sui due Chagall disponibili. Oh, certo. La ringrazio. Senta, la prima volta è stato anche simpatico, ma se prende l'abitudine di irrompere nel mio ufficio in questo modo, diventa imbarazzante. Beh, mi dica quello che voglio sapere e non mi vedrà più. Che cosa vuole sapere? Voglio sapere dove ha preso l'anello. La sua direttrice lo sa, le ho mandato tutti i documenti, perché non glielo chiede? Lo sto chiedendo a lei. Le l'ho già detto, non posso rivelarlo. E io le dico che non è una buona scusa. Ora comincia a diventare molesta, signorina. Non ho nessuna intenzione di trascinarla in tribunale, se è questo che la preoccupa. Non ho alcuna idea di cosa voglia insinuare, ma la prego di andarsene. Voglio semplicemente sapere come è entrato in possesso di quell'anello. Adesso chiamo la polizia. Faccia pure. Non sa neanche che cosa cerca. Sì, invece. Io cerco la verità. Vuole fare una partita a poker e non conosce le regole. Le consiglio di lasciare subito il tavolo, prima che sia tardi. Ora se ne vada. Non me lo faccia ripetere. Sì. Sì, sono Marcus. Mi devi risolvere un problema. Un momento! Buongiorno, Miss Byrne. Può venire con noi, abbiamo bisogno di parlare con lei. Ci ha chiamati l'avvocato di un certo signor Coleman. Dice che l'ha molestato. Molestato? Persino minacciato. Scherza. È una cosa molto seria, Miss Byrne. Ma è un interrogatorio? Conosceva un uomo di nome Milo Inski? No. Qualche giorno fa gli hanno sparato nel suo negozio. Annex Art Supplies. Cosa c'entra con me? Gli hanno sparato con la stessa arma che ha ucciso il suo amico, il dottor Brown. Credevo che Oscar fosse stato ucciso da un ladro. O in modo che sembrasse un furto finito male. Volete dire che i due omicidi sono collegati? Oscar dava fastidio a qualcuno. Il dottor Brown lo conosceva, lavorava con lui. Era anche mio amico. Certo. Ed è stato trovato ucciso pochi giorni dopo l'omicidio di Inski. Si occupava d'arte, come Inski. Il dottor Brown era un apprezzato scienziato, non un commesso di un negozio di forniture artistiche. È stata licenziata, vero? Sì, ma... Per furto, se non sbaglio. Aveva sottratto una pratica del museo. Oh, già. Che poi è scomparsa misteriosamente da casa sua. Sono stata aggredita! Cosa riguardava? Ve l'ho detto, l'anello di Sofia. Quello del quale il suo fidanzato rivendica la proprietà. Non è il mio fidanzato. Quello che Coleman ha venduto al museo. Quello al quale lavorava il suo amico quando è morto. Volete dire che io ho a che fare con quegli omicidi? Assolutamente no. Ma abbiamo verificato il suo alibi. I testimoni confermano la sua presenza all'opera quella sera, come ha detto lei. Ma la cosa curiosa è che nessuno ha notato il suo amico. Perché ha detto che era con lei se non è la verità? Forse perché lei era l'alibi di Singer. Pensate che Jack sia l'omicidio? Se cerca di coprirlo, è in traccia alla giustizia. Forse anche complicità nell'omicidio. Ma che motivo aveva di uccidere? Non lo so, ma la vendetta è un ottimo movente, Miss Byrne. Io lo so. Durante la guerra la sua famiglia ha sofferto come la mia e quella gente ha la faccia tosta di approfittarne spudoratamente. Al suo posto avrei pensato anch'io all'omicidio. Adesso è più chiaro? Sono in arresto? No. Ok. Allora il colloquio è finito. Miss Byrne, lei è una donna intelligente. Guardi i fatti e si faccia una domanda. Mi posso fidare di Jack Singer? Thank you.
Non ci pensare, Madison. Fanno solo il loro dovere, niente di personale. Non ero mai stata interrogata dalla polizia prima. Mi sono sentita colpevole. Lo sei? Lascia perdere. Non preoccuparti. Grazie. Solo che ho dovuto dare le dimissioni. Te l'ha imposto Carol? Sì. Ma perché ho fatto quello che ho fatto? Solo per cercare di aiutarmi. Dovrei ringraziarti. E così arriviamo alla domanda successiva. Ti va di scappare lontano per un po'? Ho annullato tutti gli appuntamenti, ho affittato una barca a vela e... E il Mediterraneo è molto bello in questa stagione. Ti andrebbe di venire con me? Se non sto correndo troppo, naturalmente. No. Sarebbe stupendo. Per mare con te sarebbe stupendo. Posso farti una domanda io? Certo. Se scoprissi che la persona che ha venduto il tuo anello sapeva da dove veniva, cioè che era stato rubato alla tua famiglia, che cosa faresti? Non ti preoccupare. È il mio. Scusami, devo rispondere. Sì. Pronto? Ciao. No, no, figurati. Certo, quando? Ma dove? Ok, arrivo. Mi dispiace, devo andarmene. Allora, fammi capire. L'anello non è nei nostri elenchi, ma ho voluto fare un tentativo. Ho eseguito un controllo incrociato con altri oggetti presenti nel nostro database ed è spuntato questo. È l'anello di Sofia. Era assicurato? Evidentemente. È per il risarcimento. Sono gli oggetti che l'assicurazione ha risarcito dopo il loro furto nel 1976. L'anello può essere finito dovunque. È ovvio. Ma dove è finito l'anello dopo il furto non è importante. Conta chi ce l'aveva prima del furto. E chi è questo Carl Schneider? Aveva una fabbrica in Germania durante la guerra. Produceva granate per l'SS e i profitti erano elevati. Ma dato che alla fine della guerra il denaro in giro era scarso, il nostro amico Carl Schneider accettava in pagamento non denaro, ma oggetti d'arte. Rubati? Esatto. Carl Schneider è stato nel mirino per anni. Se l'anello era finito a lui, è probabile che fosse stato rubato durante la guerra e il tuo amico ne ha diritto. Ma possiamo chiederglielo? Purtroppo è morto 4 anni fa. Cielo, come posso riuscire a scoprire? C'è sua figlia. Vive a Chicago. È un po' scortese presentarsi a casa sua così, mi perdoni. Ma non avevo altra scelta. Oh, stia tranquilla. Adoro stare in compagnia quando prendo il tè. Sa se suo padre ha mai posseduto un anello in oro massiccio con un sigillo raffigurante lo stemma bavarese? Aspetti. Ho una fotografia. È noto come l'anello di Sofia. Non ricordo di aver mai visto un anello così. Perché pensa che fosse nella collezione di mio padre? È del 1976. Suo padre presentò una richiesta alla compagnia di assicurazione di risarcimento del furto, quindi era stato in suo possesso. A me interessa solo sapere la sua provenienza. Si ricorda dell'anello? Mi ricordo il marzo 1976. Scusi? C'era stato un furto in casa. Erano sparite molte cose. Certo, e quindi l'anello era una di quelle. L'avvocato di mio padre all'epoca, un essere spregevole, presentò all'assicurazione la richiesta a nome della famiglia. Ma anni dopo mio padre scoprì che aveva falsificato i documenti della compagnia d'assicurazione. Risultavano assicurati più oggetti di quanti fossero in realtà. In seguito dichiarò che erano stati rubati. E si mise in tasca i soldi dell'assicurazione. Aspetti, in altri termini... La ragione per cui non riconosco quell'anello è perché mio padre non l'ha mai avuto. Sono desolata. Spero ci sia qualcun altro che possa soddisfare la sua curiosità. Sì. Mi viene in mente una persona.
signor Coleman! Sono Madison Byrne! Signor Coleman! Signor Coleman? È in ufficio? Senta, so che è tardi, ma devo parlarle. Signor Coleman? Signor Coleman? Signor Coleman? No. Polizia, dobbiamo effettuare un controllo! Qui è la polizia, procediamo con la perquisizione! Se avete delle armi, gettatele sul pavimento, inginocchiatevi e mettete le mani dietro la testa! Chiama l'ambulanza e dia all'omicidio di mandare subito qualcuno. Chiavi attaccate. Che cavolo ci fai qui? Non rispondi al telefono, non mi richiami. Ieri sei scappata da casa mia. Volevo sapere se stavi bene. Non ti avvicinare. Ho detto non ti avvicinare. Ma quello è sangue. Madison, che diavolo hai combinato? Quel sangue di chi è? Di Coleman. Marcus Coleman? Sì, è morto. E devo sapere se ne sai qualcosa. Madison, ma ti prego, calmati e dimmi cosa è successo. Perché non me lo dici tu? Coleman è morto, Oscar è morto. Ho saputo dalla polizia di Inski, dell'Annex Art Supplies. Devo rispondere io per te? Io non so che dire, davvero. Ok, beh, allora perché alla polizia hai detto che eri all'opera con me, eh? Insomma, era per proteggere me o te, invece? Tu dov'eri? Rispondi, tu dov'eri? Vuoi sapere se ho ucciso il tuo amico? Ok, è comprensibile con quello che hai passato. È stato per vendetta. L'hai fatto per questo, vero? La mia famiglia ha perso tutto in quella guerra, lo capisci? L'anello. Quell'anello era l'unica cosa che potevo recuperare, per questo lo volevo. Non avrei certo ucciso.
Hai paura di me? Non lo so. Non so più niente. Madison, posa quel coltello. Pensavo di potermi fidare di te. Credimi, non ho ucciso nessuno. Io non ho ucciso nessuno. Non so più niente. Madison, ti prego, giuro che... Voglio che vai via. Vai via. Ti prego. Va via! In che casino ti sei cacciata, Maggie? Non so come ringraziarla, è molto gentile. Come negare un favore a una bella ragazza come lei? È da tanto che non mi capitava un'occasione così. Rimasto come quando hanno trovato il povero Signorinsky. Non ricordo, ha detto di essere un'amica o una parente? Un'amica. Un ottimo inquilino, pagava puntuale. Veniva poca gente, però... Ma gli bastava, evidentemente. È al contrario. Come dice? Il pannello. È un'eccellente riproduzione, ma è attaccato al contrario. Non vedo molta differenza. Senta, posso fidarmi che non porterà via niente e chiuderà a chiave? Certo. Grazie. Me la riporti, eh? Miloinski era un falsario. Queste vengono dal video della telecamera di sorveglianza. Lui l'ha vista uscire dall'edificio. E abbiamo il risultato delle impronte trovate sul corpo di Coleman. Allora? Corrispondono a quelle rilevate sul bicchiere dell'interrogatorio. Sono di Madison Byrne. Bene, chiediamo il mandato. Certo. Era chiaro. Si fermi, prosegua. Vada avanti. Salve, sono Madison. Non posso rispondere adesso, ma se mi lasciate nome e numero vi richiamerò al più presto. Madison, dove sei? La polizia è venuta qui, ma... Senti... Richiamami, ok? Sono in pensiero per te. Grazie di essere venuto. Niente. Insomma, non avevo molta scelta. Ma che diavolo hai combinato questa volta, Matty? Non lo so, Lester. La polizia ti sta cercando. Quel rompiscatole di Sayers.
È venuto a casa mia ieri e mi ha fatto un mare di domande. Tu che hai risposto? Esattamente tutto quello che so. Cioè niente. Che succede? Fammi capire. Ho passato la notte in un motel. La polizia sorveglia casa mia. Madison, ti devi costituire. Non posso. Credono che io abbia a che fare con la morte di Oscar. L'unico modo che ho per venirne fuori è riuscire a scoprire come stanno veramente le cose. Ok, d'accordo. Ma come? Devo esaminare l'anello di Sofia. E come pensi di riuscirci? Non lavori più al museo ormai. Che fai? Passi per caso, entri e rubi l'anello? Qualcosa del genere. Ha finito per oggi, signora Keenan? Ci vediamo domani, Lester. D'accordo. Le auguro una buona serata. Aspetterò nella toilette vicino all'ingresso che il museo sia chiuso e che sia partito il primo giro di perlustrazione. Sì, ma poi devi superare le telecamere. Certo. E i rilevatori a infrarossi? Senza dimenticare gli allarmi della teca e anche dell'anello. Oh, lo dici per scherzo, vero? Matty, è uno scherzo. Oh, Matty, ti prego, dimmi che... Oh, dici sul serio? Oh, per favore. Non riuscirai a superare le telecamere e i rilevatori ad infrarossi, capisci? Impossibile. E gli allarmi? E gli allarmi, esatto. Come farai? Tu li disattiverai per me. Dai, Lester. L'anello giù in laboratorio. Faccio qualche test e lo rimetto a posto. Semplice. No, Maddie, non è semplice. È una follia, ok? Mi dispiace, non posso espormi ad un rischio del genere. Ho una famiglia a cui pensare. Insomma, c'è... Ci sarà pure un altro modo. Non c'è. Ti prego, Lester. Pronto, centrale? Salve, sono Bragg del Chicago Museum. No, è solo un inconveniente passeggero. Riavvio il sistema e gli allarmi dovrebbero riattivarsi in un paio di minuti. Ok? Grazie e buon lavoro anche a te. Allora, vediamo quali segreti nascondi. Signora Keenan, non pensavo che tornasse a quest'ora. È tutto a posto, Lester? Sì, certo. La polizia mi ha chiamata, un allarme si è bloccato, sembra. È successo poco fa, un piccolo guasto, ma ho avvisato la centrale, ho resettato e ora è tutto a posto. Beh, sai com'è, dopo l'omicidio di Oscar e il resto non voglio correre rischi. Già.
Mi dispiace che l'abbiano disturbata a quest'ora, ma come può vedere, non serviva. No, no, va bene. Meglio stare tranquilli. Giusto. Beh, visto che sono qui e che mi ero dimenticata una pratica in ufficio, la vado a prendere. Ok. Accidenti, Matty, non c'è più tempo. Fantastico. Caro, non avresti dovuto farlo, Madison. Immagino che quello sia il mio anello. Aspetta, senti, Carol. L'anello di Sofia è falso. Il deterioramento superficiale, lo stato del metallo è compatibile con quello che ti aspetti, ma ho fatto una calorimetria differenziale e il livello di ossidazione dei vari componenti è omogeneo. Capisci? Nel XIX secolo, con i metodi di allora, non sarebbe mai stato così uniforme. Insomma, è impossibile che quell'anello sia stato fatto 200 anni fa, ma non credo nemmeno 10 anni fa. È bellissimo, non è vero? Ma non mi stai a sentire? Insomma, è un falso. Lo so. Cosa? Ma da quando lo sai? L'ho sempre saputo. Ho chiesto a Coleman di procurarmelo. Carol, ma che fine ha fatto tutto quello in cui credevi? L'arte, la storia, insomma, perché l'hai fatto? Per il bene del museo. Ma come può un falso fare il bene del museo? Perché rappresenta la verità. Non è così. Riguarda te, vero? Solo la tua reputazione. No, riguarda la storia, Madison. Che importa se è autentico o falso? Ciò che veramente importa è quello che pensa la gente. Il vero anello di Sofia non si troverà mai. Ma che importanza ha? È la storia che la gente deve sentire, cui deve voler bene, cui deve credere. Questo falso porterà la gente a credere alla verità. Io la porterò a credere alla verità. Capisci quanto è importante? Hai ucciso Oscar? No. No, Coleman l'ha ucciso. Abbiamo dovuto, quando si è rifiutato di collaborare. Troppo orgoglioso per falsificare la relazione e dire che l'anello è autentico. Non mi ha lasciato scelta, Madison. E il falsario trovato morto nel suo negozio? Milo Inski. Coleman l'aveva incaricato di fare l'anello. Era diventato un peso morto che voleva più soldi per stare zitto. Coleman evidentemente ha scelto un altro modo per farlo stare zitto. E alla fine tu hai ucciso Coleman. Ha avuto quello che meritava. Non amava l'arte, Maddie, solo la sua avidità. E quando la storia ha cominciato a complicarsi, era un capitolo da chiudere. Quello che sono io ora. Un capitolo da chiudere. Non dare la colpa a me. Coleman voleva ucciderti quando è venuto a casa tua quella notte. Sono stata io a dirgli di no, Maddie. Non avrei mai voluto farti del male. Credevo che se qualcuno poteva capire perché ho fatto quello che ho fatto, quella eri tu. Ma senti, insomma, stai delirando. Ti rendi conto di quello che dici? Di che cosa hai fatto? Tra 100 anni, quando noi saremo morte tutte e due, nessuno saprà cosa ho fatto. Ma ci sarà l'anello. Questo anello. E tutti penseranno che è l'anello di Sofia, ne saranno convinti. È una ragione più che sufficiente a giustificare le mie azioni. No, nessuno può giustificarti. No. Mi dispiace tanto che tu non capisca. Ti ho sempre voluto bene dal profondo del cuore. Si può sapere che diavolo succede? Madison. Madison, per favore. È già abbastanza dura per me. Lester! Rispondi! Rispondi!
Ti prego, rispondi. Ciao. Sapevo di trovarti qui. Come ti senti? Abbastanza bene. Spero che non ti faccia troppo male il braccio. Oh, adesso va molto meglio. Hai riavuto il lavoro, vero? Sì. Mi prenderò un po' di vacanza prima. Senti, ti ringrazio di tutto. Non so come sdebitarmi. Non stare via troppo, allora. Ok. Ho la sensazione che le mancheresti.